chiede, lei ha accettato. Confronto con Luca Zaia il 3 agosto. Prima martedì il ministro presenterà il piano contro il razzismo. Adesso la cronaca, attimi di orrore e paura. A Marina di Massa un uomo ha sparato, ucciso in un bar l'ex moglie e poi ha rivolto l'arma contro di sé e si è tolto la vita tra la folla del lungomare. Poco prima aveva ferito gravemente un amico della donna. La cronaca con grazie a lei. Marco Luiola, 40 anni, non accettava la separazione dalla moglie. Cristina Biagi, 38enne, lo aveva denunciato per violenze e minacce anche negli ultimi giorni. Quando arriva Marina di Massa, Luiola cerca un amico della donna. Contro di lui per strada spara almeno 6 colpi. L'uomo tenta la fuga in bicicletta, è in gravi condizioni. Poi Luiola percorre un paio di chilometri, arriva su un lungomare, affollato di turisti. Nel bar di un ristorante lavora la moglie. Contro di lei spara 4 volte, anche in faccia. Qualcuno tenta di rianimarla, la donna muore poco dopo in ospedale. Ecco il racconto di una testimone. Tipo uno sparo, sono corsa fuori. C'è la corsa di mia nipote, ha detto hanno sparato. Sono andata dentro, ho visto questa persona qui con la pistola a mano. Poi sono andata dentro, dice la Cristina che era dentro il bar. Dopo aver ucciso la moglie, Loyola ha ancora la pistola in mano. Questa donna teme un suo gesto estremo. Io sono uscita, sono andata a parlare con questo signore qui, come parlo adesso con lei. Gli ho detto, guarda, io posso essere la sua nonna. Gli ho detto, non, cosa c'hai in mente di fare? Non faccia queste cose. Si avrà 45 anni. E poi dico, c'ho anch'io dei figlioli. Dico, no signora, dice, mi saluti i miei genitori. Ho detto, no, non fare un gesto del genere. Guarda, ti prego, fallo per me, che anche se non mi conosci. Gli ho detto. E lui niente, con la pistola. Se l'è ricaricata, se l'ha messa in bocca e... Loyola non aveva il porto d'armi, quella pistola era detenuta illegalmente. E aveva lasciato la macchina sull'incrocio e è scesa, ha continuato a sparare. Noi siamo rifugiati qua nel locale, poi c'è successo, è scoppiato un po' il panico all'interno perché lui dava la sensazione di voler entrare dentro. Ci sono altre 2 vittime in questa tragedia, sono una bimba di 3 anni e il fratellino di 10, rimasti senza mamma e papà. In Calabria, scontro tra un tir e un pullman di emigranti partiti dalla Svizzera, muoiono una donna e un ragazzino, almeno 10 i feriti. Il camionista ubriaco rischia il linciaggio. Giulia Taglieri. Guidava ubriaco quando è piombato col suo tir su questo pullman. A bordo c'erano una 50ina di migranti, donne, uomini, bambini. Tornavano a casa, erano partiti il giorno prima dalla Svizzera diretti a Catanzaro. Volevano passare le vacanze nella loro terra d'origine. Mancavano pochi chilometri quando è avvenuto lo schianto improvviso, violentissimo. Una donna e un adolescente, le vittime. Sangue, vetri rotti, rottami sull'asfalto, le urla dei feriti, 12 saranno trasportati nei vicini ospedali. Gli altri si scagliano sul camionista rimasto anche lui in colle. È un bielorusso di 33 anni, ubriaco, lo vogliono linciare. Lui si fa arrecare la motrice ribaltata, lo salvano gli agenti della polizia stradale. I finestrini dove erano seduti e forse dormivano, Clelia e Leonardo, lei 56 anni, lui 12, si sono disintegrati nello scontro. Sono morti sul colpo, forse non si sono neppure accorti di quel tir che all'alba gli è arrivato addosso dalla corsia opposta in una curva della statale 106. In provincia di Milano, a Magenta, è una notizia appena giunta in redazione, in corso l'evacuazione precauzionale dell'ospedale per un incendio. Posto 9 squadre dei vigili del fuoco, ambulanze e forze dell'ordine. Le fiamme si sarebbero sviluppate da un montacarro.